Buonasera a tutti e ben ritrovati la Social TV, il salotto della Libreria Bocca 2024. Come detto, un appuntamento fisso settimanale il giovedì, ma non mancano i fuori programma quando a chiederli sono personaggi come Maria Cristina Koch. Ciao Maria Cristina, benvenuta di nuovo all'interno della Social TV. Ti affianca Wolfgang Ulrich. Ciao Wolfgang, benvenuto. Allora, intanto un applauso, caro Wolfgang, perché qui io sono un po' dislessico, questo cognome mi viene un po', cioè questo nome mi viene un po' difficile. Certo, fra Koch e Ulrich, oggi hai vinto. Koch e Ulrich, oggi ho vinto l'Amplen, veramente. Allora, intanto devo fare un plauso ai personaggi che ci girano intorno, perché ho la libreria piena di giovani. Grazie ragazzi, cosa è successo? Sono scappati da scuola? No, non hanno bigiato perché sono le 4 del pomeriggio, sì. E non sono tanto giovani quanto penso, però va bene, grazie per essere venuti. Allora vi dico due cose su questa libreria, ne approfitto. Questa, voi oggi siete alla libreria Bocca, che da 50 anni è una libreria specializzata in arte, ma questa è la più antica libreria d'Italia. È stata fondata nel 1775 e in realtà il sottoscritto ha fatto un libro, che è quello giallo, Archivio storico di una famiglia di librai milanesi, e ho trovato un'edizione edita da Antonio II Bocca nel 1744. Ho chiesto ai vari rettori, tra cui Anelli e Statale, Cattolica e Statale, di essere invitato, perché mi mancano delle fonti storiche per collegare l'attività di questo secondo Antonio Bocca, nativo di Asti, al Giuseppe Bocca, che è nato alla fine del 700. Perché se così fosse, che sicuramente è così perché ad Asti non è Milano e quindi Bocca ce n'erano, ma che lavoravano nel campo editoriale no, e poi le fonti davano Giuseppe Bocca attivo da una famiglia di librai e stampatori nato da, e quindi questa potrebbe essere la più antica libreria del mondo, perché al momento il primato nel Guinness dei primati, perché ormai qui si va solo, è spetta alla Bertra di Lisbona, ma la Bertra è del 28 come stamperia e del 32 come libreria, e tra l'altro ha chiuso per un decennio per il terremoto. Quindi l'anno prossimo l'anno prossimo entriamo nei 250 anni di attività. Insomma, in questa libreria c'è tanto da scoprire. Invece passiamo a voi due. Onore di stare qui su questa sedia. Ma no, grazie a te di aver portato un parterre così giovane che ci ascolta. Tra l'altro, dopodomani, l'evento fisso del mese di febbraio, inizia l'1 febbraio con il Rinascimento Poetico, un altro gruppo di giovani poeti che arrivano da tutta Italia e fanno reading di poesie. Per chiunque non potesse venire in libreria, la Social TV della Libreria Bocca è in diretta sul canale YouTube con oltre 1620 da settembre 2020, quindi c'è tanto da ascoltare, 4 anni di ascolto. Va bene, detto questo, concentriamoci nella nostra, invece, nel nostro incontro, perché tu, caro Wolfgang Ulrich, sei qui per la leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Non lo faccio apposta, sono veramente dislessico. E tra l'altro Guerini Associati. Allora, caro personaggio, presentato da Maria Cristina, che invece della Social TV ormai ne abbiamo fatte un po', Abbiamo fatte di tutte. Di cotte, di crude, con la nostra amica comune che oggi però non si è palesata, Le tiriamo le orecchie. Allora, tu sei psicologo e psicoterapeuta, specialista in terapia sistematica della Gestalt, sistemica, vedi, ecco, ipnoterapia e terapia mirata. Sì, più come le pistole. Come le pistole, hai bisogno di un mirino? Ho fatto tutto da solo. Laureato in psicologia a Berlino, hai compiuto studi di formazione con Virgilia Satir, Maria Bosch e Rudolf Kaufmann e Maria Selvini Palazzoli. Mara. È vero, qua continuo ad aggiungere lettere dove non ci sono, veramente. E ipnoterapia, ragazzi, però la fate difficile, con Gestalt. Gestalt. No, con Stahl si chiama. Stahl, no, chi è Stahl? Esatto. Hai svolto attività di trainer e formatore in terapia sistematica. E della Gestalt, questo lo so perché ho studiato tedesco e quindi la G è dura, va bene. Per 12 anni in Australia, Svizzera e Germania. Austria. Allora, si continuiamo. Vuole. Dove a lungo hai collaborato con l'Istituto der Bosch in Weimar. Weinheim, vedi, ne avessi azzeccata una. Raccontaci un attimino più nel dettaglio, qualcosina, tipo?
cenno. Tipo 30 anni fa, non ho pensato al centenario di Calvino, ma ho letto la prima volta le lezioni americane di Calvino. Ero ancora in Germania e mi ha colpito questo libro, queste quattro lezioni che lui ha scritto alla fine della sua vita, prima di andare, o stava per andare a Harvard dove doveva tenere queste lezioni. E il capitolo sulla leggerezza mi ha colpito molto, perché mi ritrovavo in tante cose, e questo dono di questo libro ho portato con me, essere incinta della leggerezza per 30 anni prima di scrivere questo libro. Poi mia madre mi ha dato il nome Wolfgang, e mia madre è austriaca di Graz, e ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, e il suo primo figlio voleva dare un nome che dava una speranza, una visione di bellezza, di leggerezza. Per lei Mozart era sempre collegato con leggerezza, aveva molto ragione, perché senza Mozart credo non sapremmo cos'è la leggerezza nel suono, nella musica. E mi ha dato questo nome, e qualcosa mi è rimasto di questo dono di mia madre. Ha sempre lavorato in me, e sono venuto qui e ho incontrato questa donna. Abbiamo fatto un seminario a Vienna insieme nel 92. A Vienna insieme, è stata bellissima. Ho avuto il piacere di conoscere sul lavoro proprio della psicoterapia una altrettanta leggera donna che ha portato delle idee grandiose a Vienna. Lei non parlava tedesco, io dovevo sempre tradurla, e abbiamo fatto il primo esempio della leggerezza creativa con un gruppo di austriache in Vienna. Questo ci collega da 30 anni, poi abbiamo lavorato tante volte insieme. Infatti io fuori registrazione ho chiesto a Maria come vi foste conosciuti, infatti lei mi ha detto che risale a un po' di anni fa. La prima domanda che ti faccio io, poi ti lascio nelle fauci, è la leggerezza creativa. Diciamo che ultimamente negli artisti di leggerezza creativa ce n'è ben poca. Negli artisti a livello proprio pittorico, scultore, cioè gli artisti, i pittori, non so come definire, perché non è che i musicisti non siano tali, ma poi partendo da Mozart, che è il più grande dei grandi, però manca un po' di leggerezza oggi nella creatività. Cosa ne pensi? Nell'arte, nella specializzazione di questa libreria, che va da Beato Angelico, dove di leggerezza ce n'era tanta, ma arriva da Menerso, dove di leggerezza ce n'è poca. Solo il cortile, a parte le farfalle. E vedere nel Palazzo Reale la mostra di Morandi, per me è un esempio di leggerezza. Ha tolto sempre di più. Alla fine è rimasta una idea, una cosa astratta di cose. Però Morandi è del Novecento, parlo della nostra contemporanea, di artisti viventi. Ha un senso. Sì, no, ha molto senso. Morandi è un grande, infatti ha citato. No, non il discorso di Morandi, sul fatto che oggi non c'è leggerezza. Oggi, nella creatività dell'oggi, pensiamo all'installazione di. Poi ti mollo, poi ti lascio a lei. Ma pensiamo all'installazione di Kiefer al Palazzo Ducale di 2 anni fa. C'era tutto tranne che leggerezza. Vero, sì. Ma non mi sento rispondere, non sono un esperto di. No, ma il tuo parere, non voglio un giudizio sull'opera di Kiefer. Vorrei un tuo parere sul fatto che gli artisti oggi, soprattutto quelli contemporanei, si sentano meno leggeri di quelli magari di solo qualche decennio fa. Se pensiamo a Fontana. Non era tanto leggero neanche lui. Non è la stagione ancora della leggerezza, perché è dopo la guerra che viene leggerezza. Adesso c'è ancora troppo. C'è troppo? Bisogna, sì, ci vuole la scarsità, e allora si asciuga. La risposta lei per te, va bene. No. Ma io credo che nel discorso pubblico, sentendo l'intervista della Paola che ha fatto questo bellissimo film, Paola Cortellesi, no? Che ha parlato molto di leggerezza citando il film di Charlie Chaplin, quando lui fa l'imperatore con la grande palloncino, no? Questo cita altri, e sembra che nel suo film si è molto fatto ispirare da Calvino, anche, almeno lo dice. È un tema che molto on vogue anche nell'ultimo Sanremo, no?
attrice di Roma, come si chiama questa famosa, che ha fatto la Fidelì. Sì, no, ha parlato proprio in pubblico di Calvino, della leggerezza. Credo che è molto on vogue adesso, molto ascoltato questo, questo tema. Tanta gente, cioè, adesso c'è bisogno di leggerezza. Sì. Purtroppo siamo in una società molto superficiale, però c'è bisogno di leggerezza. Certo. Che non diventi superficialità, prendo però, l'occasione, perché ce n'è già troppa. Prendo l'occasione, vai. Se mi date 30 secondi, leggo tre frasi di un grande poeta che è molto attuale, che ho conosciuto grazie anche a Cristina, che conoscete tutti, no? Il Walt Whitman, no? Che ha scritto questa poesia. Ci ho mangiato ieri sera in scherzo. No. E lui scrive sulla, non parla di leggerezza esplicita, ma parla di quello che parla Calvino nella leggerezza, e dice: e forse questa cerca la gente oggi, no? Io sono il poeta del corpo, io sono il poeta dell'anima, i piaceri del cielo sono con me e le sofferenze dell'inferno, eh? Abbiamo parlato della guerra, sono con me. I primi li innesto e li faccio crescere su me stesso, quello del cielo. Questi ultimi li traduco in una nuova lingua, questo che propone Calvino, la lingua della leggerezza. Sono il poeta della donna come dell'uomo. Io canto la canzone della espansione e dell'orgoglio. Abbiamo avuto abbastanza inchini e deprecazioni. Io mostro la grandezza e soltanto sviluppo. Hai superato tutti gli altri, sei il presidente. È una sciocchezza. Sì, arriverà anche più in là, si andrà oltre. Però bellissimo, no? La gente ha voglia di essere orgoglioso, di essere stimato, di espandere. Almeno i miei pazienti vogliono tutto questo. Allora sto con loro in prima fila. È giusto. No? È giusto. A questo punto lascio a te, Cristina. Vai. Sì, è un po' un assaggio. Un assaggio. Mi sembra un giusto assaggio. Perché ci tengo a prendere l'arte insieme con la scienza. Psicoterapia e scienza. Psicologia e scienza. Allora, portare una spaccatura, no? Di nuovo più vicino è un grande bisogno mio, personale. Sì, credo che, io credo che intanto non è un caso che siamo nei giorni della merla. Voi sapete perché si chiamano i giorni della merla? Adesso io lo so, perché me l'hai spiegato prima ma non lo dico. Perché i merli prima erano bianchi, ma poi faceva un freddo della Madonna. E allora una merla ha preso i suoi pulcini e li ha portati dentro un caminetto, e per tre giorni sono stati a caldo. Quando sono usciti erano tutti neri. Bellissimo. Allora mi domandavo, ma come fa la leggerezza, no? Che è bianca, a occuparsi di una cosa pallosa, che va nelle cose che non funzionano, che va nelle cose da correggere, che nelle cose che non, come la psicoterapia? Che caminetto hai attraversato tu per arrivare dall'altra parte? C'è una bella domanda. Ma nella tua narrazione il nero nasce dal bianco. Non solo il mio, è vero. Sì, arriva anche al Tao orientale, mi viene in mente. Infatti, no, ma è vero. C'è però, sempre un po' di bianco nel nero e viceversa. Però appunto, come fai a far nascere appunto, che caminetto hai al di là dei racconti che hai fatto, ma come hai fatto a trasformare quella che è nata come una cosa pallosissima, la psicoterapia, non quella vera di Freud, quella che è stata passata adesso, no? A trasformarla in una cosa così leggera da non avere niente che spartire con la superficialità? Bella domanda. Una piccola risposta ho dato nella mia introduzione quando ho raccontato che mia madre mi ha dato questo nome. La seconda guerra mondiale, io come ricordo emotivo ce l'ho dentro di me, l'ho sentito quando stavo sul Reichstag a Berlino, il nuovo Reichstag, dove tu guardavi attraverso i vetri il Parlamento tedesco sotto, era trasparente. E stare lì in quel posto e immaginare, c'era anche una mostra, no? Che c'era nella prima guerra mondiale, questo Reichstag c'era nella seconda. Cosa è partito da lì e dove sono arrivati oggi?
questa leggerezza di questo Forstner, che si chiama, credo, architetto, è tutto di vetro trasparente, dice, io da commozione ho pianto, qualcosa più forte di me che appartiene alla mia storia tedesca, no? Che è stato possibile che è uscire da... Che è scolata quella austriaca. Sì, perché è molto diversa. Sì, ma anche gli austriaci hanno fatto la guerra, no? Sono stati occupati dai tedeschi con grande volontà, con grande volontà si hanno fatto occupare. Ma stare in un posto così leggero, in un certo senso, però è possibile. Come è stato possibile darmi questo nome, Wolfgang? Allora, e questo è andato avanti in me stesso, nel senso anche studiando psicologia, psicoterapia, io mi sono sempre meravigliato di me, non mi sono mai interessati le etichette, le diagnosi, no? Depresso. No? Come si fa a dire di una persona è? Fa. Sì, non mi sono mai interessato. No? E sono, in questo senso, Calvino dice, per lui la leggerezza è l'opposto, un valore, una coscienza, un'ottica di vedere le cose, complementare l'opposto del peso. Il peso è l'ordine, condizionamento, strutture, il tuo posto nella vita, ma uno non c'è senza l'altro. Allora, quello è un percorso personale, ma visto anche con tanti pazienti, che la sofferenza, il condizionamento, la costrizione è la piattaforma che ti fa levitare. Lui dice levitare desideroso, è un lato antropologico di noi, è un desiderio di emancipazione, di liberazione, ma il complemento è la deprivazione, la sofferto, no? La guerra, le costrizioni, la violenza, tutto quello che ti schiaccia, che ti fa soffrire. No? Allora, come nel suo racconto di guida, questa immagine, il Cavalcanti, il grande barone di Fiorentino, è sempre nel racconto di Boccaccio, sempre assillato dai suoi amici che vogliono fare balordia con lui. A un certo punto lui sta meditando sul cimitero, si levita, salta dal cimitero, esce dalla situazione. Si solleva. Levitazione nel senso salta fuori, no? E per lui questa è un'immagine della letteratura del nostro secolo, di saltare fuori, ma tu non puoi saltare fuori senza la gravità, senza la sofferenza. La sofferenza può essere una bellissima occasione, come dici tu, no? E dietro i sintomi sono progetti di vita, no? Problemi sono buttarsi in avanti. Dico, problema, no? E progetto è la stessa parola, sì. Uno è greco e l'altro è latino, vuol dire lanciare avanti, tutto lì. Allora, se è vero questo, no? La sofferenza è la piattaforma di saltare, ecco. No? Altrimenti non hai la forza. La gravità è nella... No, non hai l'obiettivo, credo. Come? Non hai l'obiettivo, se non c'è. Io credo che è un po' come dire il bisogno e il desiderio, no? C'è chi li mette in contrapposizione. E dico, ho bisogno di soldi perché voglio comprare casa. Certo. Se non dovessi comprare casa, che me ne frega, certo. Avere i soldi. Uguale. Allora, tu parlavi della guerra e io c'ero alla fine della guerra. No, per cui è un po', era vero. Cioè, è proprio la scarsità che ti permette di gustare. È ciò che non che ti permette di desiderare. E in questo senso dicevo che mi pareva molto sensato quello che diceva prima Giorgio, che non c'è qua oggi il pensiero della leggerezza, perché abbiamo troppo. Tra l'altro, nonostante abbia passato un periodo molto particolare, mai vissuto prima dall'umanità nostra contemporanea, cioè la pandemia, quindi hai anche nelle famose democrazie mondiali le privazioni di essere libero, non potevi andare in giro, non potevi vedere i parenti, molti hanno sofferto la morte di cari senza poterli accudire, cioè hanno cambiato completamente la vita quotidiana delle persone.
e non mi sembra che ci sia stato questo risveglio di leggerezza, no. Anzi, al contrario, mi sembra che la società si sia ripresa di più di quello che era prima, perché sembrava dovesse esserci un nuovo rinascimento di educazione, di stili, di modi di vivere. Siamo praticamente degli animali inferociti, lasciati liberi, ognuno dice la sua e va tutto bene. È molto autoreferenziale, è molto individualista questa società, cioè è tutto un io sono e va tutto bene, ti scontri con un altro io che è e va tutto bene lo stesso, ma si vede, probabilmente sono anche i social che danno questa fruibilità molto leggera, più che leggera, molto superficiale. Molto superficiale. Non è leggera, è molto superficiale. No, perché in realtà ogni 70 anni in genere c'è la guerra. La pandemia non ha sostituito la guerra, perché è nata proprio la violenza dall'impotenza. Tra l'altro, ovviamente, esatto. È diverso. Esatto, ovviamente con tutto quello che c'è stato, la violenza casalinga che è aumentata. Perché è l'impotenza, infatti, sei bloccato. Con tutto quello che ha generato il fatto di essere chiusi in gabbia. Perché per alcune famiglie la casa è diventata una gabbia, soprattutto quando le case non erano quelle olividiane con parchi di ettari, ma erano appartamenti di 50-60 metri quadrati con magari dentro 4-5 persone, che magari nella quotidiana... Cosa, non sono d'accordo. Eh? No, vai. Vai, vai, non devi essere d'accordo. No, non è un problema. Io credo che sempre ritornando alla tua domanda, come ho fatto trasformare la psicoterapia. La leggerezza, dice Calvino, questo è molto interessante. È questo mondo di cavalcanti che salta alla toppa. È sono un mondo delle deviazioni imprevedibili di una linea dritta che garantisce a noi la libertà. Che vuol dire? Non è il mondo ordinato dove ognuno ha il suo posto, dove sei costretto, le regole, dove c'è la gerarchia, l'ordine, ma è il mondo che è orizzontale, dove tu puoi combinare infinitamente tutti gli elementi nella loro relazione, puoi combinare tutto. E questo aveva già capito il nostro grande fondatore della terapia sistemica, Bates, che ha detto, no, la metafora cosa è? È la metafora un modo di pensare che posso collegare tutto con tutto. Io sono l'erba, io sono questo, io sono una rosa. Io faccio. No? Faccio la rosa. No, faccio. E posso collegare tutto con tutto. Allora, libertà. Allora, la libertà, cos'è la libertà, no? E la libertà è un concetto per me che qui si compaccia con una idea molto mia che si trova anche nel libro, che abbiamo bisogno di idee per capire un po' chi siamo oggi, no? Certo. Il mondo, qualcuno suggeriva da internet un'elevatura spirituale sicuramente porta più leggerezza, adesso l'ho intraletto così. Sì, no, vai, no, vai. Non voglio andare alla leggerezza ma alla libertà, e che sono molto collegato. La libertà è questa idea, ho trovato da Kierkegaard, avuto delle intuizioni, il fondatore dell'esistenzialismo, secondo scorso, che lui parla della persona etica, della persona estetica, e la persona estetica è quello che vive durante la giornata, si fa incantare dai sensi, no? Si innamora, è questo, è questo. Invece la persona etica è quello che ti dà una idea cosa è oggi la unicità, la individualità della persona, che non lo trovi, che trovare se stesso non vuol dire fare insight, o no, che ci sono famosi libri, no? Trovare il vero sé. Invece Kierkegaard dice, non trovi niente se lo cerchi così, ma lo hai davanti. Nel momento dove fai un passo indietro, trovi la tua biografia, la tua vita, e comincia a assimilare questa vita. Come sono cresciuto, con quale regole, chi è stata mia madre, in quale storia sono cresciuto, la forma di vita che sono cresciuto. Prendi atto, rifletti e ti metti in una posizione, e questa posizione è una libertà di volontà enorme di poter scegliere. Voglio rimanere così, voglio essere questo, voglio essere questo, o voglio inventarmi qualcosa di diverso di quello nel mio futuro. Io posso scegliere, posso trovarmi in questo senso, ma non trovare un vero sé,
ma trovare delle cose individualmente nella mia storia che diventano il progetto che ho voglia di ti proporre. Aggiungerei che dipende se mi do anche la libertà di scegliere da che punto di vista guardare. Certo. Nel senso e qui che... entra la leggerezza, tante prospettive. No, intendo la libertà. Può essere la libertà da o la libertà di. Certo. No, la libertà dai legami, appunto, tu parlavi della pandemia, eccetera. Ma nessuno aveva pensato che la libertà dalla pandemia può significare libertà di inventarsi qualche altra cosa. Allora, quello che secondo me è anche molto importante, visto che condividiamo la terapia familiare come sistemica, cioè il sistema presuppone un modo di connettere delle cose, ma bisogna scegliere le cose e decidere, assumendosene la responsabilità, come connetterle, perché posso metterlo sopra, posso metterlo sotto, certo, a seconda di l'ingresso visuale che scelgo. Questo molto spesso viene tralasciato, certo, perché si dice ma le cose stanno così, no? Quante volte sento dire il fatto è che, la verità è che, mi manda i pazzi, guarda, però, e questo è il punto, anche di nuovo tu dici com'è nata la famiglia, la cosa eccetera, quando, da che età ho cominciato a rendermene conto, che uso ne ho fatto, certo, ecco, quindi mi piace molto il fatto di uscire dall'essere, che è comunque un'etichetta, per andare verso io faccio il matto, faccio il bravo, faccio il ladro. Si può dire così anche nella cosiddetta psicoterapia? È un bel personaggio, eh? No, perché... Cioè, io conoscevo a 30 anni, ma lei veramente... ma lei anche... Poi è bello come sposta i punti di vista delle cose, che è una cosa magnifica, devo dire che... Così lo leggi così. Infatti... Se lo leggi così, sempre il libro è. Sì. Ma io ne faccio un uso diverso. Questo anche dall'angolo mio. Voglio creare il ponte, perché qui entra la leggerezza nella scelta. Esatto. E la leggerezza sono, secondo Calvino, sì, ma secondo noi immagine figurative. E per me è un'immagine figurativa di leggerezza della psicoterapia è l'autostima. Sì. E l'autostima è una cosa di cui parliamo tutti. Sappiamo cosa è. Un tipo di valorizzare, di sentirsi, di darsi valore. No? Non è un concetto scientifico, è un concetto della lingua quotidiana. E se mi do valore, e quella roba, questa idea è venuta al mondo con la rivoluzione francese, con la dignità. Secondo me l'autostima è il sentimento che abbiamo creato intorno alla dignità. Allora se avevo la dignità, se ho valore, come te, abbiamo tutti valore, entra una idea di leggerezza del fare, nel senso che la domanda non è chi sono, ma come posso usare quello che trovo, no? Come posso, come tu dici, no? Il fare, come usarlo, no? Come se trovo, come tu mi hai insegnato, la cucina italiana è una cucina di avanzi, se trovo l'avanzo della mia storia di casa, poi trovo l'avanzo... È per quello che è la migliore al mondo. Combinare quello che trovo e fare qualcosa, come lo uso questo? E l'autostima, un concetto di leggerezza di cui parla qualche volta anche Calvino, dice, mi invita, come lo respiro? Tutti dobbiamo respirare, nessuno può smettere di respirare con la volontà, è impossibile. Ma il respiro ha tante dimensioni, il ritmo, la profondità, il volume, dove respiro nel mio corpo, come lo uso, sono affari miei. Posso fare come voglio e influisco enormemente le mie emotività, le mie pensieri, il mio movimento del corpo. Allora la domanda è cosa me ne faccio? È quello che tu intendi. Verso dove? Sì, come lo uso, diciamo, il respiro? Il senso di qualcosa vuol dire verso dove? Sì, lei più che altro diceva che praticamente causa-effetto, cioè risparmio perché voglio comprare una casa. Se no che me ne frega. Causa-effetto.
Sì, cioè, la quindi tu fai un... Sì, sì, sì. Il perché, cioè io dico il perché, può essere poiché, da dove nasce, sì. Oppure affinché, verso dove. Sì, sì, qui c'è una quasi una teologia in noi, perché mi verso, vivo nel presente verso il futuro, no? Sì. Mi vesto alla mattina per pensare a qualcosa che devo fare, mi sono vestito oggi, sì, per venire qui, cioè, vabbè, poteva andare anche male, poi abbiamo detto mettiamoci le jeans, non mettiamoci le jeans, facciamo... No, c'è un evento che io anticipo nel modo in cui mi uso. Dico, no? Il presente nasce dal futuro, no? Sì, sì. È vero questo. Il punto è, se nel quello che tu avevi previsto, sì, viene trasformato e ti si presenta differente, siamo capaci di stare al gioco? Questo vuol dire, siamo capaci di farne uso? O facciamo quelli, no, oh, ma io credevo che non venisse a piovere, però non mi sono messo le cose. Ma sì, con l'autostima. Siamo, no? Siamo capaci di essere duttili nell'essere sorpresi e stare al gioco invece di cercare la verità. E questo è, ritorniamo all'autostima. Se io penso che ho valore, ho tutte le capacità per muovermi in questo mondo, io sono capace di camminare. Posso spostarmi, se non mi sento bene posso chiedere un aiuto, posso usare la... Puoi camminare su, no, posso usare la mia lingua, posso dire che bello vederti, no? Posso fare tante cose, e nella mia prospettiva, se guardo te così, cambia il mio modo di vivere, certo, la situazione. Ho delle emozioni, e questo forse è la semplicità della leggerezza, non ho bisogno di più. Il mio corpo, i miei sensi, il mio linguaggio, la capacità di dire di sì e di no e fare delle domande. E l'interesse. Basta. Per qualcosa. E l'interesse, la curiosità, il cappello della curiosità. Basta. Se penso veramente a questa idea leggera, che è il valore che ho, posso... Sì, ti posso chiedere. Sì. Vai, vai. Con la paura ci può essere leggerezza? Se c'è paura, visto che ha parlato della, sì, libertà, ha parlato Giorgio di quando veniva a stare a casa, la oggi lei giustamente diceva che dopo guerra c'era questa leggerezza, c'era la c'era, rati, era, potevi, di libertà, potevi, no? Come anche le Grete che vanno nel bosco e trovano la casa di cioccolato, iniziano a mangiare, esatto, dopo però si trovano pesanti e se li mangia qualcun altro. Io penso che è quello che ci stia succedendo adesso, per cui l'arte, sì, il rapporto alla leggerezza e alla tenuta psicologica delle persone mai come oggi ha avuto un momento così, come dire, così importante, visibile. Quindi mi chiedo, visto che hai dominato anche Kierkegaard, che sulla paura c'è scritto parecchio, non ci può essere leggerezza se c'è paura. Dipende se la trasformi in affrontare il rischio. Perché la paura zera. La leggerezza del guerriero. La leggerezza del rischio, di chi? Del Philippe Petit, quello che non so se l'avete visto, quello che cammina sulla corda. Ecco. Fra i Torre Gemelli. Fra le Torre Gemelle, ma era la prima volta che ci andava. Quindi la farfalla, se pensa che mi può mangiare un uccello, mi posso spezzare un'era alla fine, no? Come si dice, sui dedos. No, tra l'altro arrivano dei commenti online da Olga, ma spariscono, sì, velocemente, non, a parte che sono accecato, non riesco a, ma poi spariscono in due secondi. Invece a questo punto volevi rispondere a Gabriele? Sì, vai. Ma può essere una guida la paura. Se uno non ha paura, ti viene il sospetto, sono quelli che si saltano dalle montagne, hanno paura, cercano più la morte di qualcosa. Allora, la paura è anche un sentimento prezioso di valutare il rischio, no? Secondo me, aspetta, adesso è la mia opinione. E allora vuol dire che tu puoi usarla, no? Ti prevenire certe cose. Cosa devo portarmelo? No? Cosa il Philippe doveva fare per fare veramente un evento poetico su questa fune fra i Torri Gemelli, no? Sicuramente in certi momenti aveva tanta paura, no? Come può usare questa paura
per essere sicuro che hanno montato bene questa corda, questo fune, eccetera, tante cose, è tutto illegale, no? Di curare l'ambiente quasi non sarebbe riuscito, no? Arrivava la polizia nell'ultimo momento, l'ha fatto lo stesso, no? Ma si è preparato a delle impreviste, no? Però lì non vedo tanta paura, perché non è stato costretto, l'ha fatto di sua volontà, c'è rischio, c'è... La paura è un'altra cosa, cioè la paura è se fosse stato costretto, prendo te, ti metto a 350 metri d'altezza e ti dico adesso su una fune devi passare da un palazzo all'altro, tu hai paura, no. Lui no, lui l'ha fatto. Io sarei terrorizzato. Allora vedi, ma la paura è un'altra cosa, quello se l'è fatto a lui. Giorgio, cioè. È proprio la differenza. Non ci può essere leggerezza, anzi io dico, non c'è leggerezza se c'è paura. Persona, esatto, no? E la paura ti blocca. Se ti metto lì a 350, se ti metto sulla Madonnina e ti dico adesso su un filo attraverso la Madonnina e vai al palazzo di fronte, non sono d'accordo. No, non lo so, non chiedo, io sì, domando. È interessante anche qui il Cravino dà una indicazione, no? Perché parla della morfologia delle favole. Tante favole hanno un sentimento forte di paura, Hänsel o Gretel, che poi voglio dire, parliamo dei fratelli Grimm, sono state tutte riscritte per i bamboccioni dei nostri figli, ma in realtà finivano, erano cruenti, che cazzo di favole, non erano a lieto fine, noi le abbiamo fatte finire bene, ma in realtà erano... No, finiscono tutti bene, perché... No. Cioè, dipende... Aspetta. Non è il bene Disney, non è il bene Disney, mettiamola così. Calvino, dici giustamente, la morfologia delle favole... Se ti mancano le risorse, e i bambini, Hänsel o Gretel o il Cappuccetto Rosso, non hanno, in quel momento drammatico dove hanno paura, non hanno le risorse, ma lo trovano. E questo ti spinge, ed è quello che diceva lei prima. E devono andare in un altro reame, devono fare una cavalcata. Non e è qualcosa. Che le trovano, siccome le cercano... Ma le cercano per poterne fare uso, non è che le trovano, cioè, le inventano. Sì, cercano, ma le trovano, anche un gigante che lo trovano. Sì, ma le inventano, la risorsa viene inventata, non viene trovata. Questo voglio dire. Per far fronte al problema. Sì, di fronte al rischio. Contingente. Sì, nel suo credere viene inventata. No, no, io lo dico in genere, proprio la differenza fra la paura ti azzera, no? Che sei momentaneamente terrorizzato. Il rischio, dici, sai che c'è di nuovo? E io lo faccio in un altro modo. E mi prendo la libertà di inventarmi la risorsa. Sì, sì, sì. Cioè, se penso alla favola del piccolo sarto con la cintura, esatto, sette in un colpo, è fantastico, no? Si è inventato, ha fatto veramente sette mosche in un colpo, si è scritto sulla cintura e poi va nel mondo e tutti pensano che ha ammazzato sette, no? Si è inventato e arriva molto lontano con questa risorsa, si è inventato. Però in questo caso non era tenuto a farne niente. Sì, sì. Cioè la libertà di rischiare è proprio la potenza della persona. Ma non è la libertà di avere già le cose, quella non è libertà. Ma ecco, io volevo sapere, ecco, adesso tornando all'inizio, quando tu hai preso consapevolezza di questo nome? Perché non è che l'avrei presa consapevolezza tra 4 anni, a che età hai preso consapevolezza del tuo nome dato da tua madre, che comunque faceva riferimento al nome di quello che tu identifichi? Molti identificano come effettivamente la leggerezza assoluta in musica e non solo. Ma questo nome mi ha accompagnato nel bene e nel male. Prima sì, ma quando tu hai preso... Sì, ma aveva forse 3-4 anni, ho preso consapevolezza che mia madre piaceva sempre il parte leggero di me. Quando aveva un problema pesante, dice, dai, diventa già Wirtschon, diceva in tedesco, no? Non fai tanta, non ti fermi tanto, vai avanti. E qualche volta mi sentivo poco capito in questo, perché avevo veramente certi crani. Non era la madre all'italiana. Non era una madre all'italiana. No, alla fine della guerra. Sì. Appunto. Vai. Adesso qui. Dosso. Ti seguono anche. Ma come dire, devi essere sempre leggero a tutti i costi. O posso fermarmi ancora in certi momenti anche come bambino, e viene riconosciuto che ho dei problemi, no? In una certa situazione.
No, cominciavo a capire da... E poi consapevolezza vera e propria del tuo nome, quando l'hai avuta? Ci sarà stata un'età con una lettura magari? Perché adesso qui hai dedicato un libro praticamente alle letture di Calvino, quindi avrai avuto un momento in cui questo nome ti ha fatto magari andare a indagare nel passato la storia del nome? Mi ha martellato, mia madre mi ha raccontato tante cose. Ah, qui era lei che... ok. Dato il nome. Vedi? Allora c'è stata... Se mi era mancato questo passaggio, quindi era tua madre che volutamente ti ha ricordato il nome che ti ha dato. Poi il grande divario è stato a 15 anni, suonato il concerto di pianoforte di Mozart, e sognavo di diventare pianista. Poi... Perché tu suoni anche, infatti. Sì, sì. No, non è andato così, è venuto il movimento sociale, sono diventato invece di pianista comunista, allora in quei tempi lì. Dice, fascisti e comunisti giocavano a scopone, essere fascisti con l'asse di bastone. Grazie Wolfgang, tu hai altre domande per il nostro ospite? Mi piaceva l'idea, uscendo un momento dalle cose intelligenti, leggere la relazione attraverso il gioco, quindi in questo senso il gioco ha delle regole, no? Proprio tu ne parli molto spesso del gioco, per questo dico il gioco è una forma di creazione, perché si tratta di vedere come vengono usate le regole. Allora ci deve essere una regola di base, no? E poi però come la uso, che uso ne faccio. Ecco che entrò il mio padre nella mia vita. Cioè, mio padre, dopo 65 anni di vita, ha deciso di diventare scultore. E negli ultimi 30 anni della sua vita ha fatto artista, scultore. E quando è morto mi sono accorto che ho il mio padre nelle mie mani. E lui faceva sempre andare nella cantina, era pieno di pezzi di ferro che saltava. Quindi fare uso degli avanzi. E mettevi io... Mi sono accorto, mi sono spaventato quasi, che faccio la stessa cosa con i pazienti, vado con loro nel mio cantiere e dice, ci sono tanti pezzi, no? Come in una bottega, cosa avete portato voi? Avete voglia di giocare? Perché mio padre ci diceva sempre a mia madre, vado a giocare, perché combinava l'arte come gioco. No? E mi sono accorto che faccio da tanto tempo la stessa cosa. Forse poco etico, secondo un canone diciamo, un po' convenzionale. No? Se tu mi vieni come paziente, dici, ma Giorgio, andiamo a giocare, vediamo cosa porti tu, la tua creatività, io la mia, e vediamo cosa possiamo fare insieme. E questo è molto interessante, perché c'è un grande filosofo che è morto 10-15 anni fa, che Gadamer, grande filosofo della ermeneutica, che ha scritto un libro negli anni 60 che è stato la Bibbia della scienza sociale germane, ma forse non sono, si chiama Il metodo e verità. E metà del libro è sull'arte. E lì scrive sul gioco, l'arte gioco. E quello è una bellissima cosa, perché in tedesco, anche in inglese, il play, il spiel, viene usato per teatro, Theaterspiel, Schauspiel, per musicisti, spielen, die spielen alle, non è collegato più facilmente come in italiano con l'infanzia, no? Il spiel è veramente tutto l'arte, è spiel. Allora, spiel cos'è? È un medium dove esprimiamo senza scopo fuori della utilità, della quotidianità, il nostro vitalità, il nostro movimento, la nostra gioia. Giochiamo a carte, giochiamo in tanti ambiti, no? E poi giochiamo nell'arte. E che vuol dire? Poche regole e movimenti, espressione dove ci realizziamo, ci trasciniamo, è una cosa estremamente sociale, nessuno gioca in solitudine autisticamente. Anche quando giocano al tennis, adesso avete visto, no? Tutto il pubblico fa il movimento con il tennista a cui tifa, no? Allora è una cosa interessante. Allora, perché non usare come un medium per esplorare la tua vita? Giocare con i suoni, giocare, mettere in scena la tua vita come un teatro, giocare con movimenti, no? L'ha avuto una paziente che ha fatto il ballo, perché nel suo passato era ballerina
si esprimesse sul problema come una coreografia di ballo e l'ha messa in scena, ha scoperto dei movimenti che sono diventati veicoli che la portavano in un nuovo significato nel suo futuro, che era affascinante, no? Il gioco. Allora il gioco come un medium di espressività, di esplorazione di simbolico, inventato in parte, noi inventiamoci o no? Facciamo come? Come facciamo se, che? Facciamo che io ero. Sì, no? No? Sì. Allora puoi provare delle cose che ti dà il permesso di libertà qui e di leggerezza, no? Di dire va bene, andiamo in una direzione leggera, per esempio con i movimenti, con un'immagine, con qualcosa. Questo. E che vuol dire anche che non si può mai giocare allo stesso modo lo stesso gioco con la stessa persona. Cioè, questo è molto importante anche nei rapporti di convivenza, matrimoniali, quelle cose che siano. E se uno ripete, torna, non sta più giocando. Se uno dice questa giornata è finita, chiusa per sempre, vediamo se domani c'è un'altra e vediamo che uso farne. Ma non c'entra niente, non è un ritorno e non è neanche cambiare, è scoprire, andare un po' alla spera in Dio, toccando, no? Vedendo che cosa succede, perché vivi. È proprio il fatto che il giocare, cioè se uno gioca con la con l'altro non può essere la stessa persona di 10 minuti prima. Ho fatto l'esperienza con mio figlio, abbiamo fatto 5 partite di scacchi nelle ultime 3-4 settimane, ogni volta era diverso e anche lui era diverso. E anche te. Anche io, sì. E la partita era un'altra. Poi, vabbè, io ho perso 4 volte, lui 1. Allora, poi gli scacchi è difficile ripetersi. Allora, la leggerezza creativa, un approccio innovativo alla psicoterapia, Wolfgang Ulrich e ovviamente Maria Cristina Koch, grazie di questa chiacchierata, vi lascio ai vostri ospiti. No, buona serata a tutti. Un libro che ci sono, anche il mio libro vecchio, che ha voglia di fare un regalo a se stesso.